Ecco, mi sa che questo spot lo rivedremo molte volte da qui al congresso. Cosa dici, Marco? Ma io penso proprio di sì, perché è bello, poi sicuramente ne elaboreremo degli altri. Certo, sicuramente sì. Man mano che ci avvicineremo al congresso, intanto ho lasciato nuovamente il sottopancia, scusate, ma veramente. Ok. Allora, a questo punto parte la trasmissione qui in Napoli, dobbiamo collegarci con Rodolfo Viviani, lo chiamiamo immediatamente. Rodolfo Viviani, vediamo se non dovrebbe avere problemi col PC, però incrociamo le dita. Aspettiamo Rodolfo, così le Rodolfo, ci news da sei? Rodolfo, Napoli. Ecco, ci sei? Si sta collegando, però non sentiamo l'audio di Rodolfo. Mi diceva in chat che aveva dei problemi col computer che si impallava. sì, in effetti stavo leggendo e TV Radicale purtroppo è soggetta a questi problemi perché noi paghiamo lo scotto in Italia della banda larga, che è una banda strettissima, ma soprattutto non è stabile. E poi paghiamo. Ah, ecco Roberto. Ciao Roberto, ci senti? Io ti vedo. Come Roberto? Scusami, Rodolfo. Cioè, appunto. No, io non lo vedo Rodolfo, né tantomeno lo sento. Allora, io vedo la sua Vedo in immagine che sta. compenso Mick Jagger e dunque, chi è l'altro? Dio, una botta al Ecco, telefono. ora mi sentite, Oh, vero? ti Ecco qua. sentiamo. Sentiamo. Va bene, ma il video l'ho mandato. Si sta caricando, Rodolfo, sta caricando. Ok. Ma deve partecipare anche Luigi alla trasmissione? Che io sappia, sì, spero di sì, ma Ok. lo vedo collegato adesso però, perché... Ok, allora aggiungiamo anche Luigi, Provate a spera. chiamarlo, sì. No, non è collegato. No, non so, forse anche lui ha avuto dei Vabbè, problemi. mo quando arriva Luigi sarà il benvenuto. Intanto possiamo, Rodolfo, incominciare a chiacchierare con te. Sì. Allora, benvenuto. Qui Napoli non si teneva adesso da qualche settimana, se non sbaglio. E quindi ci saranno sicuramente delle novità. Tu riesci a sentirmi, sì? Credo che Rodolfo? abbiamo problemi con Rodolfo. Sì, Rodolfo? Niente, è caduto Rodolfo. Sì, credo anche sia caduto, credo anch'io che sia caduto. Oggi Vabbè, adesso. veramente Skype non ci sta aiutando, la banda non ci aiuta e proviamo a vedere se c'è Sì, oggi Luigi. è stata un po' una giornata, è stata un po' una giornata difficile. Mirawelby in chat sta commentando. E con voi mi distraggo dalla fame, specialmente dalla sete, sì, perché dobbiamo ricordarlo. Certo. Oggi è il 14 agosto, per cui ci sono oltre 2000 persone impegnate in uno sciopero dalla fame e dalla sete, poi ci sono altre persone impegnate in forme diverse di satyagraha per ottenere la convocazione del Parlamento per discutere di giustizia, non come dice. Come dicono i come hanno detto i telegiornali oggi, la protesta per le carceri, ma per discutere di giustizia e quindi anche del problema del sovraffollamento delle carceri. E che cos'altro dire? Io personalmente sono pure fra gli Ho finito. scioperanti, adotto una forma di sciopero che praticamente per oggi ho deciso di non assumere i farmaci, sono diabetico, per cui. Mi porterò dietro per qualche giorno una Allora facciamo iperglicemia solo audio, che solo audio. ci vorranno giorni per farla rientrare, pazienza, però come sciopero ho scelto diciamo questa forma. Ci sono persone che Ormai fanno ce offline. ne sono diciamo tante persone che fanno lo Ok. sciopero in questo Ok. modo. E però la maggior parte hanno scelto chiaramente, hanno accolto l'invito di Rita Bernardini, rilanciato poi da Marco Pannella, dello sciopero della fame e della sete, così come sta facendo Mirawelby. Mirawelby trova utile seguire TV Radicale proprio per questa ragione, perché si distrae dalla fame e dalla sete, perché comunque quella della sete effettivamente è dura. Luigi, allora io vedo Luigi, però Ecco, io forse. però ho il problema, Marco, dal fantastico aggiornamento di Skype Microsoft, perché d'ora in avanti lo chiamerò Skype Microsoft, Eh sì. Vabbè, l'ultima versione mi ha impallato nuovamente il collegamento. allora Quindi io farei una devo cosa, guarda. riavviare Skype, rimando lo spot e Sì. dopodiché devo per forza riavviare Skype. Sì, Quindi facciamo così. Allora ci assentiamo 50 minuti. Parte lo spot, intanto 50 tu risolvi secondi, il problema. Marco, 50 50 secondi. secondi, perdon. E oggi è una giornata Così. A sarà dopo. l'ipercricemia.
A dopo. Ecco, chiudiamo un attimo, vediamo Skype, un attimo solo, e intanto rivediamo lo spot. Ecco, ritorniamo nello studio e proviamo a riavviare il collegamento Skype innanzitutto con Marco. Proviamo a chiamarlo. Ecco, Marco, ci Eccoci. sei? Perfetto. Sì, Allora, ti sento proviamo anch'io ad aggiungere perfettamente. alla conversazione Rodolfo che andrà in solo audio, che pare che Bene. il video di Skype gli impari il computer. Quindi mentre di Luigi Mazzotta non c'è traccia su Skype, quindi anche lui ha avuto dei problemi. Evidentemente quest'ultima versione di Skype non è la migliore delle versioni possibili. Ecco. Aggiornamento Microsoft disastroso. Ecco. Allora, Rodolfo, ci sei? Rodolfo? Non mandarci. Rodolfo, va Non mandare. bene. Allora, mentre Rodolfo arriva, quindi Roberto ti invito magari a lavorare sul collegamento, non è chiaramente colpa tua, nostra, ma il programma sono le linee. Io continuo un po' ad intrattenere i nostri web ascoltatori, sempre anche perché la prima domanda che io volevo rivolgere a Rodolfo è esattamente se l'Associazione Radicale per la Grande Napoli sarà soggetto costituente della Costituente Ma non ti Associazione bruciare le Radicale. domande. Dobbiamo Ma prima. adesso se non ci ascolta non si può Rodolfo, preparare. ci sei? Niente, Purtroppo Rodolfo non gli c'è. si blocca il computer, evidentemente. Gli si blocca il Non so computer. come possiamo fare. Non so come possiamo fare neanche io, ma caro Marco. E a questo punto non possiamo fare una conversazione io Sì, e te. vabbè, continuiamo noi, vediamo se loro riescono a collegarsi Dovrei perché. essere in Ah, audio. Ci sei, Rodolfo. ecco Rodolfo, Ora ci ecco Rodolfo. sei. Non ci mandare il video perché No. altrimenti si impalla tutto. C'è una Allora, foto. Rodolfo. Ok, vai Sì. Marco, pure. Rodolfo, bloccati, diciamo, esattamente nella posizione in cui sei, con la speranza che il collegamento internet regga, perché io ho diverse domande da farti e purtroppo i minuti sono pochi perché poi c'è una leggera euforia. Guarda, come dicevo in premessa, dal 4 all'11 di settembre TV Radicale si trasforma in associazione TV Radicale, per cui abbiamo convocato il congresso, abbiamo già una bozza di statuto, in questo statuto abbiamo inserito una cosa innovativa, vabbè, sono tanti gli elementi innovativi, questo in particolar modo è che può interessare te, nel senso te come rappresentante dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, questa innovazione è questa, è la seguente, abbiamo previsto che le associazioni che facciano richiesta possano diventare soggetto costituente di TV Radicale e automaticamente attraverso il segretario pro tempore piuttosto che un suo delegato, un delegato da parte del segretario, facciano parte della direzione della costituente associazione radicale TV Radicale. E tu cosa ne pensi? E l'Associazione per la Grande Napoli diventerà soggetto costituente di TV Radicale? Io diciamo, ho partecipato, come sai, insomma, ad alcune poche delle riunioni che ogni tanto si svolgono appunto per costituire l'associazione TV Radicale e credo che sia stata anche una mia proposta quella di prevedere l'iscrizione per associazioni di vario genere. Quindi purtroppo io sono rientrato stanotte da un po' di vacanze che dovevo fare con la famiglia e
Quindi non ho potuto leggere la versione dello statuto che tu hai elaborato e è stata pubblicata sul sito, ma recupererò. Ovviamente preannuncio che io personalmente sono favorevole alla partecipazione dell'associazione come appunto costituente dell'associazione WebTV. Però credo che questa sia diciamo, sia condiviso da praticamente tutti gli associati. Già nella mozione di quest'anno abbiamo previsto, c'è proprio un passaggio sulla Web TV che nelle nostre intenzioni andava potenziata. Siamo stati felici di poter partecipare a molte trasmissioni, insomma, nella diretta domenicale che facciamo, insomma, e noi speriamo di poter dare un contributo maggiore di quello che finora abbiamo dato. Sì, Anche Rodolfo. una chiamata di Sì, scusate, lo aggiungo Luigi Mazzotta. No, no, non dobbiamo aggiungere noi, ma Roberto che fa la regia. Non Ah, ti ok, Roberto. preoccupare. Sì, Va lo bene, aggiunge Roberto. Roberto. Quindi diciamo, parteciperemo sicuramente al congresso. Stiamo cercando di dotarci anche della possibilità. Ho visto Ecco, prima. però scusatemi un attimo, la fantastica nuova versione di Skype Microsoft, nonostante noi abbiamo Skype Premium, quando aggiungo la terza persona con questa nuova versione mi si impala Skype. Quindi dovete avere pazienza, devo chiudere e richiamarvi una alla volta. Aspetta Roberto, per i web ascoltatori bisogna specificare che Skype Premium è a pagamento È a pagamento, quindi e quindi ci paghiamo per un tassiamo. disservizio. Paghiamo per un disservizio, domani romperò le scatole a Skype. Ecco, ritorniamo nello studio, un attimo solo di pazienza, riapriamo Skype, fantastica questa operazione, riapriamo Skype e cominciamo a chiamare una alla volta i nostri ospiti. Dunque, allora, cominciamo da Rodolfo Viviani. Ci sono? Ci sei, Ci sono. Rodolfo? Ok. Chi è che non ha risposto? Niente. Niente, non. Pensate che tutto questo l'ho vissuto stomeriggio in maniera fantastica. Se non altro facciamo sorridere un po' Mina, va, con la nostra impreparazione tecnica, che questa volta veramente non è dovuta a noi. Veramente non è dovuta a noi questa volta. Allora, proviamo a chiamare. Oh, Rodolfo si è collegato. Sì. Eccoci. Eccoci C'è anche Marco Marchese, adesso ci dovrebbe essere anche Luigi Mazzotta. qua. Oh, finalmente, forse ce la facciamo. Se mi mandate anche il video, escluso Rodolfo, se Luigi e Marco mi mandano il video, viene una trasmissione. Roberto, quindi io proporrei, scusami, diciamo, vediamo, se abbiamo solo 10 minuti, magari facciamo 10 No, no, minuti, poi possiamo pubblichiamo allungarci. su YouTube perché No, no. finora per vari motivi, insomma, non siamo riusciti a fare nessun discorso compiuto, quindi magari Ah, veloci. no, no, uno l'abbiamo fatto, Ora l'abbiamo Rodolfo. fatto, sì. No, ma ci allunghiamo, Rodolfo. Possiamo allungarci di un quarto d'ora fino alle 9:15, non è un problema. Sì, dai. Allora, Luigi, Allora, innanzitutto vai benvenuto. Rodolfo. No, vai Rodolfo, che stavi dicendo? Io stavo per concludere, dicevo che per l'Associazione Radicale per la Grande Napoli e per quanto mi riguarda personalmente siamo decisi a dare un contributo come costituenti dell'Associazione Web TV Radicali, che è un progetto insomma, in cui crediamo molto. E quindi poter anche compatibilmente con le finanze dell'associazione, insomma, dare anche un contributo a livello economico. Tutto qua. E ovviamente parteciperemo al prossimo congresso. Benissimo, allora Luigi, a te un'altra domanda. Con Rodolfo abbiamo discusso della convocazione del congresso dell'Associazione TV Radicale che si terrà dal 4 all'11 settembre e che voi web ascoltatori già li stiamo tediando con uno spot che imperversa su internet da quest'oggi. A te Luigi invece voglio chiedere una cosa che riguarda più direttamente l'Associazione per la Grande Napoli. Nelle settimane che ci hanno separato dall'ultima volta che ci siamo sentiti in trasmissione,
Cosa avete fatto e che cosa avete programmato per le prossime settimane? Allora, guarda, io posso dirti che queste mobilitazioni che abbiamo tenuto per l'iniziativa di Marco Pannella per i digiuni, con queste raccolte di adesioni che ci sono state la mattina dalle 7 alle 9, più insomma altre due organizzazioni di due manifestazioni su cui hanno partecipato anche un po' di politici qui di Napoli, possiamo dire che noi abbiamo dato un grosso contributo a questa iniziativa che ora ci vede ancora protagonisti nella giornata di oggi. Scusate se io sto un po' così perché oggi è una giornata di digiuno. Io avevo anche, diciamo, Stai previsto di facendo fare. fame e sete oppure solo la fame? Allora, ora ti spiego. Io ero partito per fare fame e sete, però c'è stato un momento che, insomma, intorno all'una, così io ho dovuto bere, quindi sono mancato con, diciamo, con la sete perché mi stavo sentendo male. Però A questo punto non è che sei mancato, cioè necessità, perché sì, lo sciopero della fame proprio nella sì, filosofia radicale non è quello di star male, insomma. sì, appunto, ho avuto una mancanza, per cui insomma ho dovuto per forza insomma bere un po' d'acqua e quindi insomma ho bevuto. Però mangiare non ho mangiato e sono un po', diciamo, sono affamato, sto stanco perché poi insomma, sai, sono state pure questo mese, diciamo, ho avuto una perdita, diciamo, Giornate di impegnative, fra no, l'altro. no, ho avuto una perdita per fatti miei, insomma, di 5 kg, ho perso 5 kg. Per cui non ho mangiato bene, insomma, non è andata bene questo mese. Quindi, insomma, l'iniziativa questa delle carceri, io credo che sia stata un'iniziativa validissima e che, insomma, ha mobilitato anche un certo apparato, insomma, il nostro ministro Napolitano, presidente del Senato Schifani, c'è Sì. stata questa nostra anche, diciamo, bellissima manifestazione che c'è stata a Roma, per cui l'impatto, diciamo, c'è stato. E Ora, guarda Luigi, nelle prossime settimane in che cosa sarete impegnati con allora, l'associazione? guarda, io per la prossima settimana io volevo dare dei dati su dei risultati, insomma, che sono venuti fuori sul mattino riguardo l'anagrafe degli eletti. Cioè, sono venute fuori, insomma, delle cose, è uscito un bell'articolo dove riguarda i costi della politica. E Guarda, quindi ti fermo un attimo. Vuoi ricordare per cortesia l'anagrafe degli eletti a che punto sta a Napoli? Perché. ecco, io infatti volevo dare appunto un poco di dati che riguardano appunto tutti i siti online degli enti locali dove ci sono scarsissime informazioni sia sugli emolumenti e sia sulle attività degli amministratori e che riguardano tutti e tre, diciamo, gli enti, sia la regione, sia la provincia e sia il comune. Per fare, diciamo, un esempio sulla regione, possiamo dire che nella sezione riguardante la giunta, che non è eletta, ma la cui comunicazione pubblica dei dati è prevista dalla normativa sui siti internet istituzionali che sono www.regionecampania.it e www.consiglioregione.campania.it, mancano le schede del governatore Caldoro, Stefano Caldoro, del suo vice Giuseppe De Mita, degli assessori all'agricoltura Vito Amendolara, dall'assessore del personale Pasquale Sommese e di Sergio Vetrella, che è l'assessore ai trasporti. Per gli altri ci sono anche delle dimenticanze per quanto riguarda cioè c'è una mancanza di informazioni. Ad esempio, molte schede alla voce spese di telefonia riportano una dicitura che dice eventuali costi andrebbero chiesti al settore demanio e patrimonio, che non c'entra Però proprio. Luigi, aspetta, aspetta un attimo, facciamo capire bene ai nostri web ascoltatori. Allora, tu ci stai dando dei dati che riguardano la battaglia che a Napoli è stata vinta o vinta parzialmente per quanto riguarda l'anagrafe pubblica degli eletti, cioè rientri in quel quadro lì. Mi ricordo male, a Napoli è stata approvata dal Consiglio Comunale l'anagrafe pubblica degli eletti? Allora, intanto ora stiamo parlando della regione. La regione Sì. Campania è stata la prima in Italia ad avere Sì. approvato la delibera, Ah, no? ecco, questo è È stata la l'elemento, prima in diciamo, Italia. mancante per far capire,
e sarà la prima in Italia in pratica che ha approvato quella, la proposta radicale sull'anagrafe pubblica degli eletti. Quindi adesso come associazione vi state occupando di andare a verificare se questa anagrafe pubblica degli eletti viene applicata. Ecco questo anello ci mancava per capire compiutamente i dati che ci stai fornendo, perché sono assolutamente interessanti. E la gravità riguarda tutti e tre gli enti, la regione su questi dati, insomma, che sto comunicando, no? E poi insomma ci sta pure la provincia, dove la situazione è diversa. Beh, però ci sono state tutte le buone intenzioni di Cesaro, che però si sono fermate a una delibera del febbraio 2010 e che adottava ad unanimità di voti in forma palese o per insomma per alzata di mano questa, diciamo, anagrafe pubblica degli eletti. C'è il comune, hai avuto modo di verificare anche il comune, questo comune guidato da De Magistris, dove ci sono aspettative con Luigi De Magistris, anche in senso della trasparenza, anche perché Luigi De Magistris è il masanello legalitario che ne dovrebbe fare cavallo di battaglia dell'anagrafe pubblica degli eletti. Sì, diciamo che prima di arrivare al comune, la provincia, per quanto riguarda la provincia, mancano pressoché tutte le dichiarazioni dei redditi, e lo stesso dicasi per i finanziamenti ricevuti in campagna elettorale. Questo è quello che riguarda la provincia attualmente. Tu pensi, Luigi, che la mancanza di questi dati sia dovuta a sciatteria, dimenticanza, oppure è voluta perché i dati non si possono pubblicare? Tu che opinione ti sei fatto di queste? No, allora, io credo che i dati si possono pubblicare, e credo anche allo stesso tempo che quando De Magistris si è insediato 2 mesi fa come sindaco, noi sapevamo tutti che lui sarebbe stato un sindaco internettiano. Quindi questi dati in effetti ora si sono tutti fermati, cioè la facilità di accesso del comune di Napoli, no? Perché il sito ci entri tranquillamente, però non consente di ricevere con facilità, diciamo, queste azioni che sono contenute. Posso aggiungere magari qualcosa? Certo, interviene pure Rodolfo. Ora passo la parola a Rodolfo. Volevo solo chiudere e dire che in effetti il tutto è ancora fermo alla vecchia al sindaco Iervolino con Leonardo Impegno, che è il presidente del consiglio comunale. Quindi uno che non lo sa va sul sito del comune di Napoli e pensa che è ancora sindaco alla Iervolino. Perché degli assessori di Luigi De Magistris e consiglieri presieduti da Raimondo Pasquino non c'è neanche l'ombra della... E il consiglio si è insediato poi 2 mesi fa, quindi da 2 mesi. Questa delibera fu approvata nel novembre del 2009, voglio dire, quindi gli eletti dovranno pubblicare lo stipendio, i rimborsi, Luigi, i gettoni di presenza, le Luigi, dichiarazioni posso... delle... sì, non hanno fatto nulla. Io posso anche immaginare che ci sia una cosiddetta task force dietro, magari ci sarà un ufficio con uno staff, magari ci sarà impegnato anche un dirigente, magari ci saranno anche 3-4 impiegati che saranno deputati per fare questo lavoro, e che chiaramente adesso staranno in una posizione tipo aspettiamo istruzioni dall'alto sul da farsi. Rodolfo, tu cosa ci puoi dire? Che opinione ti sei fatto di questi problemi? Perdonatemi se voglio dare, diciamo, un ritmo abbastanza un po' incalzante di questa trasmissione, che è a beneficio dei nostri web ascoltatori, per cui vi interrompo con le mie domande. Rodolfo? Io mentre parlava Luigi ho fatto un bel giro sul sito del comune, che devo confessare che erano almeno una ventina di giorni che non guardavo, e veramente rimango stupito, perché evidentemente noi ci eravamo congratulati col sindaco De Magistris per aver voluto trasmettere in diretta dal sito del comune la prima seduta del consiglio comunale, però abbiamo anche manifestato
la preoccupazione allora che questa potesse essere un'iniziativa ovviamente pubblicitaria, perché si trattava di mandare in onda il discorso di insediamento del sindaco, insomma, abbiamo auspicato che questa diventasse una buona abitudine. Allora sul sito c'era ancora un po' di materiale che riguardava la vecchia legislatura, consiliatura, e appunto noi ci aspettavamo che poi man mano, insomma, eravamo a pochi giorni dall'elezione del nuovo Consiglio Comunale, i nuovi dati sarebbero stati pubblicati. Ora invece io vedo che un po' di dati vecchi sono stati tolti, ma in realtà per il nuovo Consiglio Comunale non c'è niente. Non c'è Addirittura c'è un niente. prospetto che parla dei redditi degli amministratori relativo al 2009, quindi non è aggiornato nemmeno più al 2010. Quindi, insomma, c'è poco da fare. Dire insomma, fare annunci è una politica comune a probabilmente tutte le forze politiche. E quindi e poi però mantenere gli impegni è difficile. Io devo dire, per esempio, che ultimamente sono rimasto veramente sconvolto quando avevo perso il numero del fax al quale mandiamo Sì. diciamo, la comunicazione per uscire con i nostri tavolini, Le occupazioni sono e mi pubbliche. sono reso conto che sul sito del Comune di Napoli il 90% dei numeri di telefono dei vigili urbani sono sbagliati e inesistenti. Quindi, insomma, adesso se questo è il modo col quale il Comune di Napoli intende dialogare con i cittadini, insomma, purtroppo io credo che ci sia, e qua entra in gioco pure magari il destino di Radio Radicale, una abitudine e una volontà di passare soltanto informazione mediata. Il Comune di Napoli sta facendo un importante investimento sulla web TV del Comune, dalla quale però sicuramente passa informazione mediata degli uffici stampa del Comune di Napoli che ben conosciamo, e probabilmente appunto a uso e consumo dell'amministrazione. E questa non la riteniamo una comunicazione dialogica, non violenta, eccetera, eccetera. Quindi io credo che adesso, in una prossima riunione dell'associazione, bisognerà pure trovare, insomma, prendere delle decisioni su come continuare con la lotta che appunto ci ha visto non solo la prima grande città italiana a approvare l'anagrafe dei diritti, ma anche poi tra le prime città dove erano stati pubblicati molti dati, diciamo. Ora non c'è più niente. Ho capito. Bene, quindi la linea è tracciata. Sarete impegnati nelle prossime settimane, probabilmente nei prossimi mesi, su questa delicata battaglia, perché l'anagrafe pubblica degli eletti è un po' come un arbusto che deve essere curato e portato avanti, altrimenti resta soltanto un manifesto. Anche perché questo potere nuovo, che forse tanto nuovo non è, nel senso che questo potere nuovo che opera con le logiche vecchie, cerca in ogni caso di nascondere il più possibile i propri dati. Io vi dico, abbiamo a disposizione 4 minuti, per cui farei un giro, 2 minuti a Luigi, 2 minuti a Sì, Rodolfo allora e io poi, infatti posso. no, no, e poi vi volevo chiedere una continuità maggiore, perché da Napoli noi ci dobbiamo sentire più spesso e questo qui Napoli deve diventare una rubrica settimanale, quindi vedete un po' come dovete fare, ma noi vi vogliamo tutte le settimane qua, perché Napoli è importante, queste sono battaglie importanti e quindi tirare fuori anche la nostra informazione, fare il punto sulle iniziative, anche questo è assolutamente importante. Vai Luigi, poi Allora, Rodolfo. guarda, io infatti ora non ti posso raccontare perché ho giù 2 minuti giusto sul degrado che si sta vivendo a Napoli in questo periodo estivo, dalla zona del porto per andiamo fino alla stazione, c'è una povertà infinita, gente che dorme per strada, extracomunitari, gente pazza, napoletani, insomma, che stanno male però. Però poi magari ne parleremo in un'altra occasione. Io Gente volevo dorme in ricordare. macchina. Sì, c'è una brutta situazione in questo periodo estivo a Napoli, si sta nascondendo tutto, non solo a Napoli, in Italia, l'economia sta andando, insomma, a sfacelo, comunque, e poi ne parleremo in un'altra occasione. Io volevo semplicemente ricordare che prossimamente, sì,
faremo una riunione, quando avremo una riunione molto probabilmente mercoledì ci incontreremo tranquillamente. Volevo però comunicare i nominativi delle persone che stanno aderendo a questo digiuno dell'associazione, anche Sì, qualcun altro volentieri. che mi ha dato l'adesione. Abbiamo Francesco Tramontano che aderisce al digiuno, abbiamo Foscolo Domenico, Rosario Spogna Solo al Pinto. digiuno, scusa Luigi, solo al No, no, digiuno. no, sono questi sciopero della fame e della sete. Oh, ok, meglio precisarlo. Sì. Martucci Emilio, Pisano Mariangela solo quello della fame, Maimone Luca solo quella della fame. Poi c'è anche Andrea Furgiuele che avevo contattato e anche lui insomma partecipava a questo digiuno, più Giacomo Nardone e poi anche Dario Dell'Aquila che è un nostro diciamo compagno dell'associazione Antigone, che è sempre presente alle nostre manifestazioni insomma che facciamo qui a Napoli per l'amnistia. Bene, allora chiude Rodolfo Viviani. Rodolfo, che cosa Sì. ci racconti in 2 minuti? Sì, velocemente. Allora, con Luigi pensavamo questa settimana di convocare una riunione per fare un po' il punto della situazione dopo un piccolo periodo di vacanza che qualcuno di noi ha preso. È giusto. La politica, diciamo, di tavolinari che caratterizza poi appunto l'Associazione per la Grande Napoli ha avuto sempre un importante impulso, diciamo, alla ripresa dalle vacanze estive. Quindi noi l'anno scorso abbiamo avuto una mobilitazione straordinaria che ci ha portato appunto da fine agosto fino quasi a marzo, diciamo, 6 mesi, 7 mesi, nei quali i tavoli radicali sono stati 2 o 3 volte alla settimana per strada. Crediamo che sarà così anche quest'anno. Certo. Quindi diciamo, adesso abbiamo, nelle ultime riunioni abbiamo terminato un percorso di riorganizzazione dell'associazione dopo importanti contributi che stanno arrivando a livello di militanti, perché abbiamo nuovi compagni molto preparati, insomma, che ci stanno dando una grossa mano. O al momento io credo che la difficoltà dell'associazione è una difficoltà a comunicare, nonostante l'ottimo lavoro che sta facendo Marangela Pisano, la tesoriera, le attività che svolgiamo e a capitalizzare un po' tutte quelle iniziative che nel corso di questi 6 anni di storia dell'associazione, insomma, sono state fatte. È impensabile che un'associazione che ha avuto Aldo Loris Rossi come presidente, Marco Rossi Doria, tante altre personalità della cultura napoletana, al momento abbia 30 iscritti che praticamente sono tutti militanti. Cioè, il 95% degli iscritti all'associazione sono militanti, ma si può partecipare alle nostre attività dandoci forza anche magari facendo la tessera e appunto dando quel contributo di 25 euro che poi per noi è fondamentale e indispensabile per proseguire Certo, le attività. bene, hai fatto benissimo a ricordarlo. Allora, con questo qua io vi do appuntamento, spero a domenica prossima per continuare a ragionare e farci sapere che cosa succede, Senz'altro. in ambito radicale nella città di Napoli. Io ringrazio Rodolfo Viviani, presidente dell'Associazione per la Grande Napoli, Luigi Mazzotta, che è il segretario. Vi do appuntamento nuovamente a domenica prossima. Adesso 50 secondi di spot e poi dopo una leggera euforia. La linea passa a Roberto Mancuso da Lecce. Bene, prendo la linea, salutiamo i compagni di Napoli, chiudiamo il collegamento, Ciao, ciao. lo riprendiamo dallo studio di Lecce. Come ha detto Marco, 50 secondi di spot e dopodiché partiremo con il consueto appuntamento antiproibizionista di TV Radicale che è, come tutti quanti sanno, Una leggera euforia condotto, un programma ideato, condotto e curato da Claudia Sters. Ma adesso lo spot.